passato una settimana, amiche e amici di In Cucina con Franchina, e siamo ancora qui giustamente con voi, ma soprattutto con la mia ospite di questa puntata. E siamo ancora con la pallavolo, perché la pallavolo ci sta deliziando con voi il derby fra il Martignacco e il Talmassons, vuoi con i risultati, vuoi anche con queste belle ragazze che alla loro prima esperienza sono qui in Friuli, Venezia Giulia, in Friuli in particolare, a Campo Formino, per quanto riguarda il nostro BH Pub, dove si può apprezzare insomma le nostre prelibatezze sia dal punto di vista delle bevute, quindi birra, quattro spine e quant'altro, più il ristorante, il nostro menù, che è ricco di possibilità, alla quale andremo a inserire probabilmente anche questo piatto. Cristina Fiorio, ecco che siamo a presentare, Cristina Fiorio, schiacciatrice della Libertas, c'è pure scritto anche qua, e approfittiamo per salutare il nostro amico presidente Bernardino Ceccarelli della Libertas Martignacco Itas. Vero? Non, certo. Non c'è nessuna parte, ma certo. Sappiamo che è quella. È ecco, ecco, Cristina Fiorio che arriva direttamente dal Piemonte, quindi sei piemontese. Piemontese. Parla bello, sì. Forte. Eh? Sei timida tu o no? Pochino sì. Pochino sì, ma no, qui adesso ti sblocchi tutto. Ma non sei timida però quando schiacci però, eh? No, lì no. Okay. Lì. Cerco di non essere timida. E non devi essere timida quando fai le schiacciate sotto rete con la tua squadra e con tutte le tue amiche. Bene, allora. Noi abbiamo in questo periodo di un'oretta circa di trasmissione, dobbiamo fare un piatto, perché la nostra Cristina ha detto, beh, io sono un piemontese, aspetta che faccio un piatto piemontese. Esatto. Cosa hai scelto? Abbiamo scelto il vitello tonnato. Perché piemontese è vitello tonnato? Sì. Vitel tunè. Esatto. Come si pronuncia in piemontese? Vitel tunè. Tunè. Beh, vitel tunè. Sì. Cos'è? Tipico antipasto piemontese. E abbiamo appunto l'arrosto di vitello, che è questa, ecco qui, che è, bene, sì, ecco, abbiamo qua. Un girello di, sì, vitello, o il magatello anche si usa per il vitel tonné. Esatto. Poi tonné, sembra che sia, c'è, sì, qualcosa, che lì c'è una salsa appunto che si mette sopra all'arrosto, ed è una salsa tonnata appunto, quindi abbiamo ovviamente il tonno. Eccolo qua, il tonno, sì, pronto, tonno che poi potete ovviamente averlo, sì, adesso il tonno è quello inscatolato, no? Sì, ovviamente, quello sì, poco sì, olio, cioè nel senso che andate a prendere non tantissimo olio se prendete quello in scatola all'olio, se no magari anche il naturale che va anche bene. Poi? Sì. Poi abbiamo le uova che faremo sode e inseriremo poi nella salsa, e poi ci sono 3-4 acciughe. E i capperi, eccoli qua, sono anche i capperi. Esatto. Tutto questo per la salsina, no? Tutto ovviamente questo per la salsa. E poi, sì, dopo vedo che sono tre liquidi. Allora, il vino bianco, sì, il latte. Questo bianco, sono un po' paglierino, giallo paglierino, come si dice in gergo enologico, no? Giallo, il vino non è bianco, ma è giallo paglierino. Okay. Vino bianco. Giallo paglierino. Poi abbiamo il latte. E la marsala. Che la mettiamo nell'arrosto. Nella salsa. Il vino nel. Il vino nell'arrosto. Nella salsa. Molto bene. Allora, detto ciò, qui bisogna andare abbastanza veloci, mentre parliamo delle tue carriere sportive, cara nostra Cristina. È vero? Va bene, quindi, sì, io direi che i fornelli sono qui. Accendiamo, io ho già messo un po' di sì, mi pare di sì, abbiamo la fiamma pilota, quindi accendiamo intanto, mi hai detto che devi fare le uova sode, no? Sì. Quindi intanto accendiamo quello, ci sta, benissimo. Sì. Far bollire l'acqua. Quanti allenamenti fai alla settimana? Tantissimi, quindi ecco, alleniamoci! Tantissimi, più di 7 non puoi farli. Solo lunedì è giorno di riposo. Giorno libero, sì. Dopo aver giocato la domenica, sì, esatto, lunedì non facciamo niente. E vabbè, no, siete in A2, siete mica, sì, non è mica una categoria così. Bene, quindi, poi cosa, come cominciamo? Intanto quello lì serve, quest'acqua qui serve per le uova, uova, no? Sì. Ecco, le solite mie domande un po' così, non dico trabocchetto, però no, per capire anche l'aspetto delle nostre amiche. Uova sode, quanti minuti? 10 minuti, 9 minuti, sì, quando inseriamo, poi quando l'acqua bolle. Quando l'acqua bolle. Sì. Vedi che non sei bene, qualcosa c'è, cioè, dai, andiamo. Benissimo. Allora, intanto però dobbiamo salare il pepe. Allora, io ti do il pepe, intanto, pepe nero, mi raccomando, pepe nero. Io gli devo dare una mano, perché io so che magari ti aveva dato una mano tua mamma, può
forse. Quando la vedi, sì, forse. Io a lei più che altro. Eh? Tu a lei? Sì, ecco. È la nonna. Bene, allora cerchiamo di dare un po' di aromi. Vado. Appunto. Vai tranquilla, così. Se vuoi questo. Ah. Vado così. Sì, vai così. Così io. Toccalo, cerca di avere in tuo possesso il girello di. Ancora. Beh, giriamo, no? Perché sennò da sotto non c'è. Poi ti do qualcosa per pulirti, non preoccuparti. No. Sì, abbiamo qui il rotolone di carta che va benissimo. Vai ancora? Sì, no, vabbè, anche perché deve entrare dentro, no? Sì. Che sennò dentro diventa poco saporito. Vero? Poco saporito, cara la nostra Cristina Fioris. Senti, allora tu hai iniziato a giocare a pallavolo da sì. Aspetta, no, tu hai sempre fatto. Sono italiano perché dopo anche nella parte di qua. Ecco, mettiamo un po' dappertutto, anche perché poi devi mettere anche il sale da quelle parti. Fin da piccola, tu hai 22 anni. 22. Sì. Ecco, prima esperienza di fuori casa. Fuori casa, aia, sì. Mica da poco. No, perché devi organizzarti, perché devi stare in casa tua, assieme alle altre. Cucinare. Cucinare. Qui sarà un piatto che farai a tue amiche adesso, Sì. Figurati, vero? Sono preparata. Adesso quindi lo farai sempre, mangeranno sempre il vitello tonnato, tunè piemontese. Ecco, andiamo di sale tranquillamente, senza grossi problemi. Ecco perché deve essere salato, non, cioè abbastanza, perché poi come ti ripeto deve entrare abbastanza dentro, insomma. Sai come si può fare anche questa cosa? Cioè se noi mettiamo il sale magari sul piatto, no? O sul tagliere, lo giri così magari se lo prende da solo anche, no? Okay. Vedi? Quello ti dicevo di poter averlo come fosse una palla questa. Ok. Le palle da pallavolo. Ero un po' più delicata io. Sì, eri molto delicata. Infatti sei più delicata con la carne che con il pallone, no? Sì. Da volley. Bene. Allora, 22 anni fa, bene. Aspetta, perché se non andiamo a rosolarlo, cominciamo a essere. Io ho messo il sale, benissimo. Allora, fuoco. Lo apriamo, ti metto io l'olio. Grazie. Ecco. Aspettiamo un attimo che si scaldi, perché sennò se l'olio. Perché poi dobbiamo. Rosolare. Sì, l'arrosto. E ci mettiamo anche. Tu vuoi mangiare diverso aglio in Piemonte o no? In particolare nella mia famiglia no. Però sì, però ci sai sono che alcuni piatti sì, dove sì, quindi possiamo inserirlo. Possiamo inserirlo. Sì. Ovviamente sai perché è messo sullo stecchino, no? No. E così lo leviamo dopo alla fine, così, perché così non lo maciniamo insieme a tutto il resto. Quindi lo mettiamo. Anche così è più semplice. Bene, detto ciò, quindi tu fin da piccola, tu cosa sei? Figlia unica? Sorella più grande. Sorella più grande? Sì. Gioca a pallavolo? Giocava, ha smesso l'anno scorso. Ma perché? Cosa è successo? Sei stufata? Sì. Non gioca più la sorella, che si chiama? Martina, salutiamo Martina, che sai, su YouTube, sui nostri canali, non solo in televisione ma anche sui nostri canali, ci vede, ci può vedere, quindi vedrà la sorella. Allora la salutiamo, se no si offende. Ecco, salutiamola bene, insomma, la sorella. Ti vedono tutti, possono vederti sapendo appunto qual è l'URL, si dice URL, no? Sul computer, sul sì, quando metti HTTP, quella sì, cosa sì, lì, sì. Si dice okay, URL. Sta sfrigolando, quindi io andrei. Possiamo inserire. Perché devi fare tutto a mano, Ecco. Vado. Vai. Ecco, senti che sfrigola? Magari dividiamo leggermente il calore. Ecco. Poi ti potrai aiutare con questo per girare nel frattempo. Ok. No? Giro continuo. Sì. Beh, sei tu che devi fare. No, come faccio io. Però faccio io. Allora. Vai tranquillo, che sennò collate. Sì. Vai, in forza. È per forza di sì. Eccolo lì. Okay. Quindi deve rosolarsi bene da tutte le parti, Va bene. Poi dopo lo metteremo in forno. In forno. Okay. Perché intanto un pezzo è fatto. Tornando alla tua attività, dunque, tu hai fatto tutte le scuole, ovviamente adesso stai facendo. Università, sì, studio psicologia. Psicologia? Sì. Dell'età evolutiva? Sono. No. Psicologia in senso generale? Sì. No, al primo anno però. Ma qui a Udine sei iscritta o no? No, università online. Ah, online? Sì. È facile fare l'università online? È un po' più comoda, visti gli spostamenti pallavolistici. Online e poi via, insomma.
quindi posso dare gli esami. Quindi tu ti metti di fronte al computer, esatto, e fai e studio lì. Ecco, invece di fare come tantissime altre ragazze che però non sono impegnate ovviamente nello sport come te, non fai l'influencer? No, assolutamente no. Sai che esistono gli influencer? Sì. Seguita. Sì. Ho Instagram ma non sono un influencer, no. Sai che sono quelli, no, che si mettono con la pomatina, queste. Sì, so, sì. Non ti, vabbè, ti mancherebbe, insomma, gli influencer hanno trovato questo escamotage strano, eh? Sì. Insomma, direi che stiamo andando dai benini, sì. Ecco, magari gira questo aglio che magari è rimasto là, quello lì, e lo mettiamo dalla parte, dall'altra parte. Ecco, bene. Sì. Bene, dai, sta andando. Mi pare che stia andando discretamente bene. Sì, sì. Bene, intanto questo sta. Non abbiamo fatto un passaggio particolare, che è quello, avete visto appunto il nostro pezzettino di girello, di vitello, che era già legato, no? Perché bisognerebbe legarlo. Sì, infatti questo era già legato grazie appunto al macellaio che ce l'ha fornito. Però c'è anche questo pezzo di. Sì. Sai legare? Abbiamo tagliato. Sai legare? No. No, non leghiamo. Infatti non l'abbiamo legato. Allora. Dunque, bene, allora hai iniziato quindi da piccola, quando andavi a scuola? No, ho iniziato in realtà a 13 anni a giocare a pallavolo. Ah, 13 anni? Sì. E prima? Ho giocato a calcio. Ah, era una calcio? No, sì. A calcio? Sì. Allora, ma cioè hai giocato veramente? Sì. Sì, sì. Ma cioè, io con la Juventus? In una società, no, in un paese vicino a casa mia, sì. Ah, calcio proprio? Sì. Come mai calcio? Mi piaceva. Era la mia passione di quando ero più piccolina. Ma dai, sì. Hai capito? Ah, calcio, bene. E che ruolo avevi? Ma li ho fatti un po' tutti. Perché eri piccolina. Però, quindi. Sì, centrocampista, attaccante principalmente. Forse c'era l'influenza, che so, o della Juventus o del Torino, da quelle. Sì, sì, sono sicuramente le società più importanti lì, sì. Vero? Sì, sì. Ma tu continui a seguire il calcio allora? Sì, sì, lo seguo. Sì. Sono juventina. È una gobba. Sì, no? Sono gobba, sì. È una gobba, cioè magari ne state vincendo dai alla grande. Non diciamo niente, dai. No, non diciamo niente. Però insomma, dai, mi pare che le cose stiano andando bene da diversi bene. Anni, veramente. Sì, sì, assolutamente. Juventina, va bene. Quindi il calcio, giocavi, segnavi? Sì, segnavo anche, sì. Correvi, ma giocavi assieme ai maschietti o? Giocavo assieme ai maschi, sì. Quindi adesso, pensa te, che adesso potresti, no, con una squadra, con la Juventus, col Milan, si giocano femminile alla grande dopo sì. Il mondiale. Però che non. Scusa, ecco, ci interrompiamo un attimo, ci si amicchio, perché se continuiamo, no? Allora, facciamo anche una cosa del genere, cerchiamo di dargli un po' anche sopra lì, questo, e adesso ci mettiamo dentro il resto, no? Te lo dici? Sì. Cosa ci mettiamo? Tutto. Tonno. Il tonno. Mi ho tolto un pochettino perché sennò magari tutto. Ci rischiamo. Sì, 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 mettiamoci tutto il tonno, quindi avete visto, prima si va a rosolare, quindi il girello, sale, pepe all'aglio e poi si mette il tonno all'interno perché stiamo facendo il tornè, te l'ho tornato, quindi il tonno, bene, perché con il sugo di cottura faremo appunto la salsina. Questo è fatto, poi ci mettiamo anche l'acciuga e i capperi. Capperi, pensa a te che cosa avresti mai pensato che ci fosse una cosa di questo genere, il vitel tunè piemontese. Ecco, bene, sta andando un po' giù e quindi torniamo a mettere sul fuoco. Aspetta, non vorrei che dopo il tuo allenatore dicesse: ah, mi hai rovinato la mia. Adesso mettiamo anche i capperi, già che siamo un po' troppi. Io metterei un po' di meno, quindi però li mettiamo lo stesso perché non c'è bisogno un po' dei capperi. Sì. Oh, sono capperi conservati sotto sale, volevo dire questo, però ovviamente noi li abbiamo levati, cioè nel senso li abbiamo lavati per metterli sotto l'acqua in modo che il sale, però all'interno ce l'hanno ovviamente. Ecco, io direi così. Che possa essere sufficiente. Mettiamo le uova. Attento che l'acqua bolle. Quindi. Vuoi qualche cosa?
Beh, si possono mettere. Sì, dai. Dai, dai, mettine. Fai conto di schiacciare. Un po' più dolcina. Un po' più delicata. Tu dici, guarda che non mi scotto, no? Capito? Dai, non si rompono. No, non si rompono. Beh, poi anche si compensa. Allora, andiamo con... a cuocere ancora un po' il tonno. Vai, fallo un po' su. E dopodiché quando sarà un pochettino il tonno lo sfumiamo col vino bianco. Allora, dicevamo, quindi il calcio. Dopodiché cosa è successo? Sì. Dal calcio in poi. Quindi, poi niente, finita l'età in cui potevo giocare con i maschi. Oh, 9 minuti, quindi calcoliamoli. Sì. Ah, finita l'età di giocare con i maschi, sì. Dovevi giocare da sola. Perché non c'erano altre ragazze. No, mi aveva chiamato anche Torino femminile, ma non volevo diventare una calciatrice. Ah, no? No. Cioè, lo facevo solo per così, per divertimento, per passione divertimento. Di quando ero piccolina. Ho capito. E quindi niente, poi ho cambiato e per caso ho iniziato a giocare a pallavolo. Per caso, quindi il primo sport è il calcio e poi? Sì, poi vabbè, ho fatto anche sci. Ah, e beh, lì è cosa c'è delle pendici andavo... del Monte Bianco, cosa c'è? Sì. Dove andavi a sciare? Beh. Andavo a Monginevro, la zona di Sestrier, Bardonecchia, la italiana, Sestrier. Sì. No, quindi lo sci. Sì. Sportivissime, insomma, poco sì, da fare. Sì. Poi vabbè, ho iniziato pallavolo, ormai faccio solo più quello, quindi, quindi non ho più tempo per pallavolo là nella squadra della tua società, della tua, sì, tua città. Là, sì. No? Vero? A Settimo, non un paese vicino. Settimo torinese? Sì. Perché c'è Settimo milanese e Settimo torinese. Settimo torinese, sì. E quindi andavi lì e lì hai cominciato a capire che... E lì ho iniziato, sì. Poi sono sempre pallavolo... rimasta in zona torinese, perché poi ho trovato anche lì appunto un custorino. Beh, dov'è? Ah, col custodio. Sì, mi hanno accolta in B1, poi abbiamo fatto anche noi la promozione in A2, sono stata lì 2 anni. Quindi eri una delle artefici anche tu della promozione, sì, del custodio. Ho capito. Sì. Siamo col tonno, sta andando. Perché ti do anche un'occhiata, no? Perché tu giustamente parli con me, ma poi dopo magari. Ecco perché bisogna che abbia un po' di colore, che prenda un po' di colore anche il tonno, dopodiché dobbiamo sfumarlo. Ecco, e tu fai bene a farlo girare ancora un po' perché sta andando in cottura. Io andrei a sfumarlo con un po' di vino adesso. Quanto? Vai. Ecco, un pelettino. Ecco, bene. Adesso aspettiamo che il vino evapori. Provo a sentire l'evaporazione del vino. Tu vedi, metto dentro la faccia, invece per evitare appunto di bruciarsi e ustionarsi, magari fai questo, no? Cioè ti porti, senti che c'è un po' il vino che, no? Si sente? Sì. Benissimo, quindi ecco, serie 2, quindi sei andata. E poi che cosa è successo in questa chiamata... Friulana, ti racconti cosa. E poi niente, quest'estate mi è stata fatta questa proposta. Perché li avevi bastonati l'anno scorso. Abbiamo fatto parità, dai, in campionato abbiamo vinto noi e in Coppa Italia avevano vinto loro, quindi sì. Però il Ceccarelli ha detto, per non trovarcela tra i piedi, aspetta che la prendiamo in qualche maniera, no? Che dici? Non lo so. Comunque la chiamata è arrivata, non so quale sia stato il pensiero del presidente, però. E tu hai detto, faccio questa esperienza. Sì, poi ho contattato Carola che giocava già qua l'anno scorso. Dimitriadi. Ecco, questa cosa qua, che la salutiamo, poi ha ripreso bene, mi pare, dopo l'infortunio, sì, perché è venuta anche qua lo scorso anno. Me l'aveva detto. Che la conoscevo già. Per anche lei cunese, quindi ci eravamo già conosciute, ecco, nelle giovanili, e mi ha parlato molto bene della società, del presidente, staff, dell'ambiente, queste cose, città e tutto, e quindi niente, mi ha convinta, è stata una di fare. Sì.
perché adesso ho voi preso... vivete più o meno assieme, insomma, con come... Sì, non con Carola, però sì, ho altre due, cioè, ho due coinquiline che sono due mie compagne di squadra, sì. Eh beh, sì, perché non sta da sola, perché sì, sennò sì, cosa sì. fate? Così, che si fa quando lunedì è tempo che non fai, che non c'è allenamento? Che si fa? Beh, sicuramente dormo la mattina. Brava, dormo. E poi dipende un po', se c'è da studiare studio, se no mi guardo un film oppure esco a fare un po' di spesa, visto che è un giorno tranquillo, dove c'è un po' più di tempo. Fai solo tu, fai la spesa, no, assieme alle altre tue amiche? Sì, ognuno fa da mangiare, ognuno si compra la propria roba, ecco. Ah, quindi no, ognuno fa da mangiare, cioè non è che tu li faccia per tutte, no, ognuno, o se c'è poi un... c'è qualcosa che si vuole mangiare in comune lo si fa, però solitamente ognuno mangia, ognuno mangia quello che vuole, esatto, insomma, no? Sì. Calziamo leggermente, così lo facciamo evaporare, e lì come siamo a minuti, adesso non so se si vede in telecamera, ma l'hai rotto, mettendolo giù, ma non importa, tanto è sodo, cioè noi lo tagliamo, è uscito un po'. Di tuorlo tanto di albume. Dobbiamo romperlo. Tanto dobbiamo romperlo. Esatto. Dobbiamo romperlo. Allora io a questo punto andrei anche con un pizzichino di latte per rendere un po' più pastoso il tutto. Così poi lo lasciamo andare, vai tranquilla tutta. Sempre fuori. È il bicchiere che non si è bucato. Vai. Noi abbiamo un bicchiere bucato. No, può andare con tutto, sai? Unisco. Sì, perché a me piace molto mettere un po' di latte, eccetera. Vai, vai, finisci. Tranquilla, lasciamo andare un po' di bollore, no? Cara la nostra Cristina Fiore. E poi dopo lo metteremo in forno, perché la parte secondaria è anche questa, perché non riesce ad essere completamente cotto solo facendolo girare. Io lo metto un attimino in forno, così prende un po' più. Allora, per andare in forno adesso cominciamo a essere un po'. Allora, a questo punto noi come di consueto qui sta andando, sì, bisogna anche toccarlo un attimino, no? Cioè bisogna avere confidenza con i prodotti. Tu invece hai unghie? No, no, me le mangio. Te le mangi tutte? Sì. Tutte 10? No, ma sì. Non va meglio per schiacciare, per fare... No, è indifferente. No. Eh? Ah, te le mangi? Perché le mangi? Sei nervosa? Sì, è il mio antistress. Cioè, sei un po' troppo, sei un po' nervosetta, sì? Quando lo sono è il mio antistress. Sì. Come ci si prepara prima della partita? Hai delle cose scaramantiche? No, non ho nessun... rituale, ecco. Nessun rituale? No. Allora, aspetta che adesso facciamo. Dunque, se il nostro regista viene qui, noi gli diamo, se si viene, perché un poi compito. Gli diamo un compito importante, quello di infornare questa tutta intera padella. Ecco, perché noi, il nostro Checco, che Tonizzo, che ringraziamo ovviamente per quanto riesce a fare, gli diamo la possibilità. Una è appesa lì, quella blu, e l'altra sotto, prendiamo questo che va sempre bene. Ecco, se tu me lo metti cortesemente in forno, grazie, no, chiedele anche a Cristina, perché Cristina chiedile che te lo metti in forno, mi metta in forno questo. Allora abbiamo, intanto andiamo con i 10 più 10 o 10 insomma 10, minuti, minuti. 20 anche 20. Ok, bene, va bene. Detto ciò, le uova come sono? È 0,5 l'avevamo messo giù. Quindi abbiamo 9 minuti, sono passati. Perfetto. Benissimo, allora a questo punto possiamo anche chiudere anche questo gas, che non ce ne frega più niente. Allora, questa è una padella che continua comunque a scottare, però la mettiamo lì e intanto mettiamo qua. No? Mettiamo. Adesso ne fai anche uno, prendila. Vabbè. La rompo di nuovo. Così torna a rompere. Ecco, la torni a rompere. Benissimo. Tac. Ecco, ora. Ecco qua. A questo punto lo prendiamo con le mani. Faccio una cosa nel frattempo. Tu intanto raccontaci come è stata. Fini questo qua. Ecco, come è stata la prima venuta a Udine? Con chi sei, quante valigie hai portato? Allora, sono venuta in macchina.
con il mio fidanzato che gentilmente mi ha accompagnata. E così abbiamo diviso anche il viaggio perché sono 6 ore buone di macchina. E come valigie, sì, diciamo che ho portato già la maggior parte della roba, però il resto, quella un po' più pesante, invernale, ho aspettato la mamma che arrivasse con il carico invernale, ecco. Con il fidanzato? Sì. E il fidanzato è torinese? Torinese? Sì. E rimane là? Lui è là? Lui è là, sì. Gioca? Perché lui lavora. Ma non gioca? Gioca a calcio, sì. Ah, ecco qua com'era. Però è recente il fidanzato? Sì, sì, 2 anni. 2 anni? Sì. E io, questa lontanata, lui cosa ha detto? Dico, no, come vai fino in Friuli Venezia Giulia, a parte del mondo, e io e te cosa facciamo? No, era favorevole. Sì? Sì, sì. Viene. Ha pensato al mio futuro sportivo e quindi era contento della scelta. Viene, poi, quindi? Viene anche a trovarti qua? Sì, sì, è venuto. Beh, anche questo weekend. Infatti. Senti, vediamo se non viene. Come si chiama questo? Antonio. Antonio, sì. Salutiamo Antonio. Salutiamo Antonio. Bravo. Ciao, Antonio. Sì, ogni tanto mi fa arrabbiare, però. No, fa arrabbiare? Cosa succede? A vicenda ci facciamo arrabbiare, vabbè, ecco, però. Senti, normale, dai. Intanto voi. Io vi ho raffreddato un po'. Tanto non sono. Va bene. Basta solo tirare via un po' di guscio. Però la solita sono una cosa qua. Abbastanza. Sì, no, il guscio di là e le cose di qua. Sì. Meglio, no? Sì. Avevo fatto giusto questo giro. Questo giro l'avevi fatto giusto. Ho capito. Quindi ho capito con il tuo giovane. Sì. Ci sono prospettive. Adesso mi dici, cosa mi chiede questo? Che io devo parlare di sport e di cucina. Però insomma, come fai da mangiare a lui tu allora? No, io? Fai. Sì, sì. Ah, ecco, che cosa? Sì, sì. Ora, oltre il vitello tornato, adesso lui avrai. No, è in particolare perché è vegetariano, quindi. Poi aiuto. Cioè, con il vitello tonnato non possiamo soddisfarlo. No, il vitello tonnato. No. È vegetariano. Quindi, sì. E non l'hai picchiato, diciamo. Ci ho provato, ma non ha funzionato neanche quello, quindi. No? Niente, l'abbiamo lasciato così. Cioè, nel senso che lui. Nel senso che lui. Tofu. No, vabbè, esempio. Verdure, vabbè, il tonno ad esempio lo mangia, anche pesce fresco lo mangia, anche solo carne, carne assolutamente no. Sì, anche le uova le mangia. Ma questa per scelta o per. Sì, per scelta sua. Sì. Per scelta da, sua. Non è da sempre, sono 4-5 anni, da quando era più piccolo gli piaceva la. Piaceva mangiare, sì, sì. E poi dopo ha avuto questa illuminazione. Ha avuto questa illuminazione, sì. Eh? E quindi ce lo teniamo così. Teniamocelo così. Sì. Allora, per quanto riguarda questa parte, ce l'abbiamo fatta. Allora, intanto noi prepariamo questo perché poi noi tireremo fuori l'arrosto, il nostro girello, e questo ci servirà per fare la salsa che sarà senz'altro buonissima. Sì. Però è un piatto da mangiare freddo, sì. Bene. Quindi è da far raffreddare, quindi dobbiamo farlo raffreddare anche, sì. E noi fortunatamente abbiamo l'abbattitore. Sai cos'è l'abbattitore? No. Non so. No, è una cosa fondamentale anche per il fidanzato. Come si chiama in torinese il fidanzato? Perché qua si chiama moroso, no? Anche da noi si dice moroso. Moroso, sì. Sì. Perché sai che il pesce obbligatoriamente deve essere abbattuto appena pescato, sì. Quindi deve andare sotto i 20 gradi. Ecco, questo apparecchio fa questa cosa, insomma, raffredda in modo totale, perché il pesce, in base ai regolamenti, no? Deve essere così, poi lo tiri fuori, lo cucini, però deve essere abbattuto perché così non. Vabbè, non facciamo dei trattati. Abbiamo un trattato di psicologia. Cosa si studia in psicologia? Poi no, psicologa cosa fa? Dopo la maestra? No. Dipende, ci sono studio. Vari campi di psicologia, cioè puoi specializzare in, non so, psicologia del lavoro, psicologia clinica, ci sono psicologia diverse, dello sport, sì. Ecco, allora, secondo te, secondo te, perché un giocatore di qualsiasi sport, no? A un certo punto, cioè, gioca bene, poi gioca male, poi ha degli alti e bassi,
Che succede? Che succede? Io non so, che succede? Non lo so, secondo, cioè può essere sia una questione fisica piuttosto che morale, cioè possono essere, cioè mentale. Mentale? Sì, possono essere diversi motivi per cui uno magari non rende tanto. Ma anche magari se gioca, se è un gioco di squadra, anche rapporti magari con gli altri suoi compagni. Eh sì, cioè quando un giocatore non sta bene è più difficile che, diciamo, che riesca a giocare e anche a rapportarsi con le compagne, con gli allenatori. Ecco, il rapporto con l'allenatore come deve essere secondo te, da psicologa? Non ho ancora la laurea in psicologia. Vabbè, però... qualcosa avrai... Lo so, secondo me ci deve essere un buon rapporto, sì, che ovviamente non sia né troppo né troppo poco, ecco, che ci sia un equilibrio sì, affinché non ci siano tra giocatrice e allenatore, problemi. Ecco. Ho capito, tanto sai, io taglio a metà, quindi si raffredda ancora un po', ma tanto poi dobbiamo comunque mettere l'uovo sodo dentro. Bene, detto ciò, allora hai detto che tu segui il calcio, sì. Quindi tu la domenica giochi, però hai un qualche orecchio a quello che fa la Juve, o il sabato o il lunedì, eccetera eccetera, giusto? Sì, se l'Udinese come quest'anno bianconero, quindi sono simpatici, dai. Sono simpatici? Sì, sono stata allo stadio un mesetto fa, sì, ma non a vedere l'Udinese, era una partita del Pordenone che ha giocato lì. Okay. No, l'Udinese non sono ancora riuscita a vedere. Andrei quando sarà Udinese Juventus, ovviamente, no? Sì, se riesco sì. Se siete qua, magari. Esatto, e se giocherà, con le nostre partite è sempre un po'... E se giocherà magari... Difficile. Che so, il sabato piuttosto che la domenica, sì, cosa del genere, perché sennò voi sarete sempre incroci con noi, sì. Sempre legati un pochettino a questa cosa. Quindi altri sport che magari segui, basket, anche noi qui nel BH Pub di Via Dodero 60 a Campo Comito, che ti sta ospitando, cui noi ospitiamo i nostri amici e quant'altro, pullula di tanta gente, ma anche di giocatori di basket, perché qui noi siamo tutti, siamo cestofili, siamo cestisti, siamo baschettofili. Guarda, il BH sta anche per Basketball House, no? La casa del basket. Tu il basket? Hai tentato? No, il basket no, è uno di quegli sport che non ho provato, no. Non hai provato, però magari ti ho visto qualche partita, ti dirò, non mi fai impazzire. No? Perdonami. No, figurati, è bello sapere anche i motivi. Non conosco la maggior parte delle regole, quindi... Sì, comincia ad essere un problema. Sì. Però, ad esempio, domenica, dopo la nostra partita, sì, sono andata a vedere, l'APU, sì. Ha portato sfiga. Abbiamo portato, sì, quando siamo arrivate noi, abbiamo preso 10 punti e... I giocatori li hanno visto, a quel punto, sì. Detto, ma chi sono queste belle ragazze? E via, tutto. Senti, vado un attimo, tieni ancora questo qua, io vado a vedere, senza magari, vado a vedere come siamo dalla parte del... No. E quindi, insomma, niente basket. Niente basket, no. Bene. Ci siamo, quasi. Adesso c'è l'altra parte importante, cioè dobbiamo fare queste cose perché chiaramente non è giusto andare a seguire, soprattutto quando ci sono queste preparazioni un po' particolari. Senti, altri piatti allora che tu fai, dolci? Tu sei una golosa, sì, sì o no? Però cosa, diciamo, che piatti buoni preferisco salato che dolce. Che dolce? Sì. Salato, quindi paste? Sì, paste è buono, anche carne, pesce, mi piace tutto. Piace tutto. Sì. La non pasta, ho preferenze. Se la pasta particolare che ti pasta spaghetti o cose del genere, quali sono?
Davvero è tutto, ragù, sì, come cibo, la norma, sì. Carbonara, sì. Aglio, olio, peperoncino, pesto, sì. Sì, c'è una buona forchetta, insomma. Sì. Come si fa a stare in linea comunque? Per fortuna faccio tanto sport. Quindi consumi, sì, quindi esatto. Consumi. Però magari, sai, i dietisti dicono, ma bisogna... No, vabbè, mangio. Comunque... Cioè, mangio in maniera giusta e regolare, non posso sgarrare più di tanto, ecco. Okay. Sì, tornando al fatto tuo che sei venuta qui, è il primo anno, i primi mesi, questi, sono 2-3 mesi che sei qua, 2-3 mesi. Di agosto. A Udine sei andata in centro? Sì, sono andata. Come la vedi? No, mi piace molto, il centro è sì, storico, molto carino. Mi piace, tutto sì. Bello? Sì, sì, sì. Poi il fatto che poche macchine, si gira a piedi. Beh, rispetto a Torino, piace, ma tu sì. Non eri a Torino, però eri lì vicino a Caselle. Sì, no? Sì, più in un paesino, però sì, ero spesso anche a Torino ed è molto più grande ovviamente anche il centro. Quindi beh, certo, Torino è Torino. È differente, però no, mi piace molto Udine. C'è un grande, c'è il museo egizio a Torino, sì. L'hai visto? Beh, sì, che... piccola. Con la scuola, sì, magari. Sì, esatto. Dalla scuola, andiamo a vedere. Con la scuola, sì. Il museo egizio, eccetera. Bene, senti, quindi hai già cominciato a fare delle amicizie magari qua in Friuli oppure... Boh. Le mie compagne... Sì, questo è poi... basilare, fare giusto. No, qualche... sì, amici di amici, sì. Di ragazze che comunque sono qua, sono qua da un po', sì, sì. Conosciuto e fuori, sì, quando si va a bere qualcosa. No, a ballare siamo andate solo una volta, poco purtroppo. Ecco, purtroppo. Però, però magari la domenica dopo la partita andiamo al bar a bere qualcosa, poi andiamo a cena e quindi tutto. Comunque si conosce. Ecco. Una grossa famiglia, insomma, in qualche sì, maniera. Sì, sì, assolutamente. È vero che è una famiglia. Per forza, perché... deve essere un sì. Pochettino così, perché sennò tanto vale... Poi. Passiamo la maggior parte del nostro tempo insieme, in palestra, quindi poi, esatto. In palestra o a fare pesi. A far pesi. Qual sì. È la macchina che ti piace di più fare di pesi? Nessuna. Il letto. Il letto. Sì. Non so. Cosa fate voi? Addominali, tutto? Sì, facciamo prima una parte 45 minuti di riscaldamento in saletta di sì, addominali, corpo comunque e poi andiamo in sala pesi e usiamo gli attrezzi, ecco, sia di braccia che di gambe. E tu, insomma, tu hai bisogno di saltare però, no? Sì. Prima ho detto che sei saltatrice, siamo una schiacciatrice, quindi si salta. Salto, sì. Ecco. E anche per una mia qualità, per fortuna, visto che sono un po' più bassina rispetto alle mie 82. Compagne. Due? No? 78. Però salti. 78, facciamo 82. Però salti molto. Sì, salto. Per fortuna, sì. Più della giocatrice straniera texana, no. Lei per fortuna è 1,90, quindi, sì, era qua, quindi anche se fino qui alla nostra cappa, figurati. Anche se non salta tanto, comunque sempre è già là, sì. È già là. Ebbene, d'altronde ci sono delle qualità che devono sì. Uscire. Senti, io andrei a vedere, allora, è dentro da, secondo te, tu che hai tanto controllato, quarto d'ora? Bisogna fare almeno 20 minuti. Sì. Allora, intanto magari prepariamo il... Allora, dobbiamo andare con questo, con l'uovo, poi dopo dobbiamo metterci dentro tutto il resto. Sì. Questo, anche perché poi dobbiamo mandare altri 10 minuti per il... Sì, tra poco tiriamolo fuori, tra 2 minuti poi dobbiamo metterlo là. Sì. Allora, tu mi hai detto che sai anche cantare, vero? No. Sì, no? Zero assoluto? No, proprio... Cioè non è il una... canto no, non fa per me. Non fa per te. Allora, tu... Quindi leggi? Cinema? No, guarda. Sì, no, mi piace guardare film. Però io vado al forno, diciamo... un attimo. Non ti mando te, vai no, potrei anche mandare te, però... No, vai. Aspetta, vado vedere un po' com'è la situazione. Senti, racconta che io sono qua intanto la telecamera, quello che ti ascolta.
Va bene, lo chef è andato al forno e sta controllando la cottura dell'arrosto. E teoricamente dovrebbe mancare ancora qualche minuto, però sentiamo cosa dice. Bravissima, vedi che magari, trattenuto bene. Magari la conduttrice televisiva potrebbe anche essere. Allora, no, bisogna lasciarlo ancora un po'. Io ho fatto una cosa che non bisognerebbe fare, però esigenze televisive sì, per me sì, sono andato a vedere se effettivamente l'interno era cotto totalmente, gli manca ancora un po' di minuti. E quindi ho visto com'era, se era rosa o se era come deve essere. Rosino. Tu che hai mangiato rosino, no? Che hai mangiato sì. il vitellatone, hai mangiato a vedere le tornè? Certo. In Piemonte? Sì. Mi piace molto. Buono? Sì. Era fatto secondo te come lo stiamo facendo noi oppure? Non lo so. Non lo sai. Allora, ricapitolando questo nostro vitellatone, un pezzo di girello, giusto? Sì. Che possono essere 500, 700 grammi, insomma, ecco, no? Per una famiglia, poi trovo in ristorante, ce ne sono diversi tipi di girello. Cosa facciamo? Vado io? Sì, sì, è tuo. Allora, ci mettiamo subito un po' di sale, un po' di pepe, quindi lo fondiamo un po', e poi lo mettiamo in padella con dell'olio, sì. e un pizzico d'aglio, lo facciamo rosolare, e poi quando è un po' cotto inseriamo gli ingredienti della salsa, quindi bello questo inseriamo come possono inserire, no vabbè, ci mettiamo anche nella padella, mettiamo nella padella tonno, acciughe, capperi, e lo facciamo andare un po', sì. E dopodiché aggiungiamo poi anche il vino bianco, che non si dice vino giallo paglierino. No, si chiama anche bianco perché qua in Friuli si dice dammi un bianco, però non è il colore bianco, non è, no? Come il nero, sì. Il colore, gli enotecnici e i sommelier dicono effettivamente hanno le diverse gradazioni dei vini bianchi tra virgolette, e sono giallo paglierino, giallo intenso, giallo ocra, secondo i pari. Questo è un giallo paglierino. Ok. No? Bene. È un friulano, d'altronde. Infatti non loro hanno un ottimo vino, vediamo se lo sai, il vino vostro, in Piemonte. Barolo. Vero? Barolo. Sì. Caspita. E allora c'è anche un piatto molto buono, importante, che è il... Col Barolo? Certo. Non mi viene. Il brasato è una cottura lunghissima, molto lunga, perché deve stare molto in forno, deve stare a cucinare, perché sennò l'interno è come il nostro girello, l'interno non riesce ad essere perfettamente cotto, e con il Barolo che gli dà questo gusto intenso. Sì. Stai imparando anche delle cose, è vero? Sì, assolutamente. Senti, nella pallavolo, allora cosa secondo te, come vedi il tuo, cioè quali sono le prospettive per te? Non lo so. E questa è la tua attività, però, cioè questa è quella che sì, vuoi. Sì, sì. Piccinini, insomma. Vabbè. Troppo? Piccinini è un po' troppo, però no. Spero sicuramente di crescere ogni anno e riuscire ovviamente a raggiungere la A1, comunque quel che si può, e per avere una carriera ricca, ecco. Per adesso ricca di soddisfazioni, poi a livello economico non lo so. Non so. Non ho detto che sempre si guadagni. Nella pallavolo soprattutto, diciamo che non funziona proprio come nel calcio, quindi calcio, la Juventus, quanto prende Cristiano Ronaldo? No, non ho idea. L'hai visto? L'hai conosciuto? No, non l'ho conosciuto. No. Chi hai conosciuto della tua squadra, della Juve? Vabbè, il mio preferito è Nedved, anche se... Nedved? Sì, perché quando era là? Sì, quando seguivo io che giocavo ed ero proprio super appassionata, era il mio
giocatore preferito. Ah, Nedved. Sì. E adesso invece? Non c'è nessuno. No. Ma venivano a vedere voi a giocare? O? No. No, figurati, questi qua sono intoccabili. Eh? È vero? No, non so io. No, non venivano. Io non giocavo alla Juve, giocavo... Certo. però magari quando hai fatto, la pallavolo l'ultima, tua, che era una bella, come si chiama la società? Custorino. No, ma anche quella in cui hai giocato contro il Martignacco 2 anni fa. Custorino. Senti, torno al nostro... Vadi. Al nostro magico... Bene. Al rosso. Tu racconta. Cosa racconto? E là, ci siamo? Sì, direi insomma che ci siamo. Siamo fino a un certo punto. Sì, non abbiamo finito sicuramente. Perché adesso c'è l'altra fase, no? Sai qual è l'altra fase? Mi metto questo. Serve questo microfono. Microfono. Tu in televisione sei stata? No. Per la prima volta? Sì. Bello però. Sì. No, televisivamente parlando. Adesso c'è. Dunque, dobbiamo prendere questo nostro girello, no? Tremo via questo pezzo che è quello che avevo fatto prima che non si deve fare. Bene, allora. Lo prendiamo. Dammi qua un cucchiaio. Eccolo. Lo mettiamo qui. Perché adesso questo invece è la tua parte, questo invece è l'altro pezzo di girello che lo mettiamo qua. E questa è la nostra parte. Adesso bisogna prendere l'aglio che lo buttiamo via perché non ci serve. Ok. Ecco perché serviva lo stecchino, vedi? Bisogna andarlo a cercare. Esatto. Bene, adesso io vado, aspetta, che facciamo questa operazione spesso e volentieri. Vado, perché dobbiamo raffreddarlo. Sì. Vai. Però adesso possiamo anche fare un attimino preparare la salsetta. La salsa, sì. Giusto? Allora, questo è ovviamente caldo. Allora, per far sì che la pentola non ci dia più problemi, allora, qui c'è il tonno che può anche fare. Lo levi, così lo metti dentro lì, così si raffredda un po'. Attenzione che scotta, Metto tutto. Dopo Gazzotti, se no si arrabbia. Che è il coach, ovviamente. Il coach. Vero? Sì. Ecco, mettiamo tutto lì. Stiamo mettendo... Dai, racconta cosa stai facendo e perché, no? Stiamo prendendo gli ingredienti che avevamo... della salsa che avevamo messo insieme all'arrosto e fatto... A livello gastronomico, come si chiama questo? In senso generale, che domande salsa? No, la salsa sta diventando salsa. Tra un po'. Questo è il fondo di cottura. Fondo di cottura. Vero? Va bene. Quindi stiamo prendendo il fondo di cottura. Sì. Che poi frulleremo. Brava. Insieme all'uovo. Sì. E creeremo la salsa appunto che poi metteremo sull'arrosto. Mettiamo anche quello lì, mettiamo a metterlo tutto. Dai, vedete? Stiamo prendendo la salsa di cottura che è formata appunto dai succhi del nostro tonno. No, della del tonno, sono no. Cottura, del tonno. L'arrosto. Del girello, sì. Del girello. Esatto. E dopo, quindi, adesso dovrebbe essere più freddo anche questo, in verità. Però cerchiamo di raffreddarlo. Sì. Dobbiamo farlo in diretta, quindi lo raffredderemo, così diventa già quasi emulsionato, lo emulsioniamo. Lo frulliamo. No, freddo perché sennò mi va a cuocere tutto e perché è tutto freddo questo. Però una volta fatto questo lo mettiamo, perché adesso è bello. Insieme all'uovo. Sì. Insieme all'uovo.
ecco qua. E adesso ti diverti con il frullatore a immersione. Aiuto. Ecco qua. Beh, basta solo schiacciare. Devo qui. Solo schiacciare. E sì. Qui. Aspetta, basta che funzioni, ovviamente. Tieni qua. Andiamo. Vediamo, funziona? Allora. Eccolo qua. Sì. Vai. Un po' di olio un attimo, perché così l'emulsione diventa un po' più morbida. No, non gli stai facendo male, puoi dare via tranquillo. Se sbaglio puoi dirmelo. Beh, non è male, no? Ci mettiamo un pizzo. No, sì. Anche un po' di marsala. Non troppo. Ecco. Secondo te c'ha un effetto di salsina del vero? Qua che deve diventare bella morbida, morbida, senza rumi. Sei molto delicata tu quando fai queste cose, eh? Noi siamo molto più, cioè, pensando appunto che tu schiacci sotto rete sulle braccia di chi in bagger non prende le tue, da lì devo farlo forte per forza. Destra o sinistra? Destra. Tu sei destra? Sì. E quindi se vai dall'altra parte, quando no, tu schiacci sempre di destra? Sì, sì. In ogni caso. Andiamo ad assaggiare, ecco, da dici. Vai. Sentiamo. Salsa tornata. Sì, adesso assaggi anche tu però. Va bene. Col ditino? Col ditino lì, non, oppure col... Non si può. L'ho dato io, ma tanto. Se non... Se non sono malato! Non sono no. Malato! No, vabbè. Non so, come vuoi. Dai. Vedi se... Se è come quella che ti ricordi, se è la tua. Sì. Bene, eh? Vero? Buono. Senti, facciamo. Aspetta, che facciamo un po' di grinta. Bene, direi che anche a livello di sapore ci siamo, eh? Vero? Cara sì. Cristina Fiorio. Torniamo, io faccio questa cosa. Direi che è caldo, dovrebbe essere freddo, ma comunque diciamo che ci va bene. Siamo quasi alla conclusione, là sono 6 minuti, dobbiamo utilizzarlo per 10 minuti di abbassamento di temperatura per questioni anche di tagliare, perché poi tu sarai bravissima a tagliarlo. Certo. A mano. Sì. Sì? Capirei. Allora, no, tagliamo, c'è una macchina. Viene, ancora meglio. Che viene meglio, no? Eh sì, la macchina viene meglio. Questa è la nostra crema. Allora, adesso abbiamo bisogno, vediamo se ci dà anche un piatto il nostro Tonizzo, il nostro regista. Stiamo arrivando alla fine. Allora, dicevamo, Cristina Fiorio, quel piatto sotto gli occhi, quello grande magari che è più simpatico. Quello sotto il pane, eccolo lì, perfetto. Bene, guarda che è pronto per te, tra poco. E anche per i nostri ascoltatori. Quindi, insomma, sono i migliori, ti auguro, un bocca al lupo, insomma, perché questo sia un sogno
no? Che poi tu potresti anche realizzarlo, insomma. Sì. Tu ti senti? Speriamo. Vero? Tu ti senti effettivamente super pronta. Ecco, io prima ho accennato a Piccinini, ma tu hai un modello di pallavolo di volley? No, al momento no. Cioè, no. Seguo la Serie 1 e guardo le partite, seguo più o meno tutte le squadre, però non... Non ho, non cioè, un, sicuramente non sì, se devo cui... dire una, la Piccinini, perché è quella che, quella che ha dato fatto un po' proprio il... la storia della pallavolo, cioè da quando è giovane, sì, che è nazionale, nazionale ha vinto venda. Tanto, no. Mai andato in nazionale? Puoi sgridarmi se vuoi. Nazionale. Non so, ma magari... Non c'era nella tua classe, nella tuo anno, cosa tu sei? 97. 97, forse sì. Magari c'erano, chissà, sì, infatti, ragazze è che stato in quel momento, così. Vero? Sì, sì. E quindi tu magari eri riserva, che ne so, o no? Sì, sì. Non, no. E poi, cioè, poi non è detto che uno se vai in nazionale, magari giovanile, under, eccetera, eccetera, comunque non diventi. No, no, certo. Anche perché comunque poi ognuno ha il suo percorso, ecco. Quindi c'è chi magari quando è piccolo è già brava, già, da forte. Sì, bravo, e chi magari nel suo percorso lo senti, diventa. Parliamo un attimo del, così come intanto abbiamo ancora un minuto e mezzo, due, prima di tirar fuori il nostro girello, il nostro per invitarlo tornato. Il clima di questo derby com'è stato? Cioè, il derby avete giocato al Palasport Carnera. Sì. Poi ci sarà anche quell'altro, probabilmente sempre al Palasport Carnera, non so dove c'è il 26 dicembre, sì. No? C'è l'altro derby, quindi c'è il ritorno. Il ritorno, quindi sì. in un mese e mezzo, due quasi, insomma, due derby. Ecco, ma come l'avete vissuto? Ma derby con Talmassons, che salutiamo gli amici di Talmassons. Sì. Che questo... Al di là del risultato, dico. No, no, da queste parti il derby è molto sentito, ho notato questa cosa sì, qua. Sì, cioè, diciamo che è stato costruito... Anche perché appunto era il primo derby storico in A2 certo. per la pallavolo, quindi si è creato proprio un bel clima, è stato bello giocare al palazzetto, al Carnera. E soprattutto si è riempito, cioè non si pensava che comunque che fosse pieno. Beh, ti dirò che la pallavolo qui in Friuli Venezia Giulia o nell'ambiente friulano, sì, la stiamo scoprendo da pochi anni, però da sì. Quando appunto c'è Martignacco, da quando c'è il Talmassons, quindi saranno 5-6 anni, insomma. Prima non c'era, sì, c'era la pub Udine, che aveva fatto delle sue ottime performance in Udine, però mai è riuscita in B2, mi pare che sia come top, e poi diverse vicissitudini. Ecco, adesso con voi e con le tue amiche di Talmassons, quindi siete entrate con la coscienza di dare spettacolo innanzitutto, sì, sì. No? Beh, sicuramente entrambe le squadre sono partite con la volontà di vincere, perché poi alla fine ogni squadra scende in campo per quello, ecco. Poi appunto ti ripeto, l'aria che c'era era bella, era comunque bella. Sì, sì. Anche Martignacco, e noi male, sicuramente però. Siamo più contenti perché anche abbiamo vinto. Ancora qualcosa di te, così, perché sai, la gente che è a casa magari vuol capire, vuol conoscere, dimmi che cosa succede. Sì. Piercing non vedo. No, non mi piacciono. No. Non ti piacciono. Tatuaggi non li vedo. Sì, c'è? Uno, qua. L'ho fatto con mia sorella. Cioè hai il simbolo di tuo... Cioè abbiamo fatto lo stesso tatuaggio, sì. Che? L'abbiamo disegnato noi, una specie di fiore, un fiore. Un po' ridisegnato da noi, ecco. Che però si vede solamente... In costume. Costume. Sì. D'estate. Sì, oppure no, ecco, Carlo di Sesso, mi togli il che è nella no, è sotto, è nell'abbattitore, eccolo qua, ci siamo quasi, sai, vediamo se l'abbiamo abbattuto, cioè, i tempi sono abbastanza, l'abbiamo grazie. Abbattuto in maniera, vediamo, vedi, credo che è freddo, sì. Piatto, decisamente, poi dopo, allora,
vediamo se arriviamo alla conclusione. Senti, là è, adesso lo asciugo un po' per questioni sempre televisive. Senti, volevo dirti, vado io? Sì, vai. Vado io. il beach volley? Com'è? Mai fatto? No. No. Non sono più per il riposo d'estate. Però è una... Mi piace se devo fare qualche torneo così, lo faccio volentieri, però non da farlo seriamente d'estate, ecco. È tanto diverso dal... Sì, dalla pallavolo normale, sì. Cioè, anche perché si gioca in due, peraltro. Si gioca in due, sì, poi anche i set sono più corti e alcune regole sono differenti, ovviamente. Però non ti piace troppo, no? Se devo giocarlo così per divertimento, qualche torneo, lo faccio volentieri. Ti sì, chiamano però, e fai un torneo, eccetera. Però non... Perché poi giocare sulla sabbia, però ti aiuterebbe tosta. Forse a... Sì. No? A tirarti su. Senti, io vado adesso a tagliarlo con la macchina, con la fettatrice. Va bene. Dunque, aspetta, dobbiamo fare la solita cosa di prima. Io devo darti questo. Di questo. Devo parlare da sola. Tu raccontati. Cosa? Cosa si fa a Natale a Piemonte? A Natale? niente, a Natale... Lo si passa in famiglia come qualsiasi altra parte e di solito noi mangiamo i plin, che sono un altro piatto tipico piemontese, e poi mangiamo l'arrosto e, che fai? E niente che non ho mai fatto io, ma adesso sicuramente inizierò a farlo, perché dopo questa esperienza non ho più dubbi, ecco. Dopo, questa nostra scuola di cucina. Esatto. Che dici? Allora, io ho fatto un po' veloce il, abbiamo, ecco, tagliatelo con la macchina, perché è molto, cioè, se uno sei bravo si può anche tagliarlo col coltello, ma deve essere molto affilato, deve essere, deve andare dritto. Però avete visto, guarda, bello, vero? Sì. Adesso però sta a te metterlo sulla, mettere la cremina sul, va bene, perché siamo, poi devi assaggiarlo. Ci proverò. Vai. Bene, stiamo finendo quindi con la nostra Cristina Fiorio, che io, come ho detto prima, pensavo fosse Florio, invece è Fiorio, quindi c'è il fiore. Sì. Ti dicevano quando eri piccola a scuola? Niente. Qualcuno mi chiama Fiorellino. Fiorellino? Però... Hai nome di battaglia tu? No. Non ce l'hai nome di battaglia? No. Bene, non importa. Allora, adesso ci mettiamo anche per guarnire qualche cappero. Metti un po' qui anche, perché questo è l'ultimo atto. Noi ringraziamo ovviamente, cioè dovremmo assaggiarlo, ma fondamentalmente abbiamo assaggiato la crema e, sì, ed è, diciamo che è venuto fuori bene. Non so quanto la nostra amica lo potrà rifare, però hai capito tutto, sì, avete anche capito voi a casa. E quindi con la Cristina, aspetta che c'ho, della Pallavolo Libertas del presidente Ceccarelli, abbiamo fatto anche questa trasmissione. Sì. Hai capito? Tu che eri titubante, eppure È venuto molto bene, sì. Vero? Sì. Lo puoi dire anche a mamma, guarda che io ho fatto quello, anzi lo vedrà. Sì. Grazie ancora a tutti. Vitel Tunè, come si dice in Piemonte? Tunè, sì. Torna a dirlo. Vitel Tunè. Vitel Tunè, un'altra parola in piemontese? Non si sa. Il cucciarin. Cucchiaino. Anche noi abbiamo il cucciarino. Sì? Siamo così vicini, siamo. Tutte parole piemontese che mi capite. Che fluidi, capiscono. Capiamo tutto. Proverò. Prova a fare. Grazie a tutti, a te, soprattutto. Ciao. Alla Cristina, e a voi per averci seguito. Grazie, alla prossima. Ciao.